Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Matiz e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi ho deciso di fare una challenge estrema, quella di giocare per 24 ore a Brawl Stars utilizzando solo brawler leggendari. E dato che non penso sia una cosa umana restare 24 ore seduti su una scrivania a registrare un video, purtroppo o per fortuna perché sarà molto divertente, fidatevi, registrerò le partite in tutti i punti dove mi trovo durante queste mie 24 ore. Ad esempio ora sto facendo colazione, devo subito sbrigarmi, aprire Fortnite e iniziare la prima Brawl partita. Stars. Lo so, e purtroppo io non capisco più a cosa gioco ormai. Il nostro Brawl Stars è stato aperto e io direi che due partitelle mentre mi bevo il latte non ce le toglie nessuno. Con il mio bellissimo Eugenio io direi di andare a giocare nella modalità, vediamo che cosa possiamo fare, cosa possiamo fare, cosa possiamo fare. Oh, per caso ho cliccato Football, ma guarda un po' te. Ah, tra l'altro è mattina, quindi c'è il regalo giornaliero, tre biglietti. Enter Blades Mimi è l'abbonato leggendario di oggi. Un nome un po' particolare, ma questo non conta. L'importante è far parte della squadra. Sono stupido, sono stupido, sono stupido. Me ne sono accorto in tempo, ve lo giuro. Ho detto gioco solo con brawler leggendarie e ho messo Eugenio. Perché sono così pazzo? Via di Corvo, come non amare il nostro corvetto. Ragazzi, lasciate un bel mi piace se volete altre challenge del genere, perché secondo me saranno molto molto divertenti. Magari la prossima volta gioco 24 ore a Brawl Stars su un'astronave. Ecco, potrei fare un po' di tutto, no? Ora però noi ci andiamo a combattere questa partita con il massimo della nostra energia. Tanto abbiamo l'abilità stellare dei corvo che devasta tutti i me. Ci hanno segnato. Mi devo concentrare. È che sta laggando un pochino e questa cosa non si nota nemmeno, ma dà troppo fastidio. Ok, corvo, corvo, vado, vado. Sì. E c'è gol. 1-1, 1-1. La colazione dei campioni è questa. No, aspetta, non posso bere che devo giocare. Vabbè, ma così. Vabbè, sentite, mentre gioco bevo. Ce la dobbiamo fare, dobbiamo essere capaci di fare qualsiasi cosa. E sono morto ancora. 1-1. Sta partita è molto molto combattuta. Molto troppo tanto combattuta. E dobbiamo stare molto attenti ora. La mia squadra è fatta di tank. Meno male che ci sono io che sparo da lontano, se no non saprei proprio come fare. E vai di corvo. Colpisci, boh, dai. Ok. Ok. Mi lancio in mezzo. Attenzione. Attenzione. E no, no, non ce la faccio. Ok, beviamo per ricaricarci, va. Ci stanno pushando, ci stanno attaccando, anzi. No, non vi permetterete mai, vero, di fare un altro gol. No, 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 allontana sta palla dalla porta nostra. Via da qui. No, non ci credo. No, no, non possiamo iniziare la mattina così. Vabbè, dai. Chi mal comincia non è a metà dell'opera, vero? Meno 6 trofei. Vabbè, sentite, finisco di fare la colazione che è meglio, va. Quando vi avevo detto che avrei registrato in qualsiasi momento della giornata, ecco, non stavo scherzando, diciamo che ho appena finito di registrare un altro video di Brawl Stars in cui ho mangiato un pochino troppi dolci e questo, beh, significa solo una cosa. Voglio fare un sondaggio. Quante persone di voi giocano a Brawl Stars mentre fanno la cacca? Bene, io vi dico la verità, ci gioco sempre, quindi ora è il momento di andare a vincere anche in bagno. Ci andiamo a selezionare il brawler leggendario, prima Corvo ci ha delusi, quindi adesso io direi proprio che possiamo passare a Leon con il cappuccio giallo, anche se io in realtà ora ho quello nero con ovviamente la bellissima felpa di Matiz. E vediamo se la pupù forse, ecco, ci porta un pochino più fortuna. Voglio andarmela a giocare però nella modalità ruba regali, molto ma molto divertente. Allora, vi prometto che se vinco almeno una partita, apro anche una cassetta gratis. Dai, questo è un bel compromesso che mi permetterà di giocare meglio, ne sono sicuro. Ora però massima concentrazione per due motivi, principalmente. Chi ha capito, ha capito. Sì, mi devo concentrare davvero tanto in questo momento. Allora, no, no, a parte gli scherzi, cerchiamo di giocarcela bene, che questo Mortis già ci stava per prendere il regalino. Jesse, per favore, eh. Allora, nella mia squadra c'è 8 bit e un altro che non so che. Ah, abbiamo Mortis! Mortis! Bravissimo! No, sono morto, andate a prendere quel regalo, dai, dai, dai! No, mi sa che il regalo adesso si riazzera. Oh, stavamo per fare l'1-0 già, eh. Complimenti anche alla mia connessione che se n'è andata via. Stai tornando connessione, vero? Ok, è tornata, diventiamo invisibili e colpiamo Jessie. Ciao, ciao, bella. Vado, è il momento. No, mi stanno inseguendo in troppi, mi stanno inseguendo in troppi. Via da qui, via da qui. Ok, di nuovo invisibile, facciamo fuori lui. Ok, perfetto. Allora, stiamo andando all'attacco tutti quanti. C'è Jessie però che mi sta dando molto fastidio. Oh, è una partita combattutissima. Complimenti a tutti quanti. Complimenti.
No, sono morto, sono vivo, sono vivo. Ma quel Mortis si era incastrato. Allora, io voglio andare a prendere la mia cassa, ok? Facciamo fuori la torretta? Non è vero. Butto la cassa in avanti, sono morto, però l'ho buttata. Ho buttato il regalo in avanti, ho bisogno di un alleato che mi dia una mano adesso però. Bravissimo Mortis, bravissimo Mortis. Ok, 1-0 per noi, però ci hanno rubato il regalo. Mi sa che questo è pareggio, eh. Mi sa che questo è l'1-1. Già, vabbè, sentite, oh, io ci ho provato. O forse no? O forse sì, forse sì. 1-1. Vabbè, ve l'avevo detto che era combattuta sta partita, eh. Allora. Ci stanno tornando ad attaccare in modo molto, ma molto aggressivo. Ma io faccio fuori Jesse. Ora, non voglio più utilizzare la mia super per diventare invisibile, ma la voglio usare per sparare il regalo in avanti come ho fatto prima, dato che ha funzionato. Ho ucciso Mortis, non so manco io come ho fatto. Ho bisogno del vostro aiuto. Tra 30 secondi partiranno i supplementari se non ci sarà un altro gol. Ti aiuto io, ti aiuto io. Ah, mamma mia, ma perché dura così tanto sta partita? Pushano, gli avversari ci pushano. Lo so, questi sono cattivissimi, Sono cattivissimi e potrei essere morto. Non è vero perché l'ho ucciso. Vado, alla riscossa. Partiamo all'attacco, arrivano i supplementari. Ma quello ha messo la torretta in un modo perfetto. Ah, 50 secondi per recuperare, 50 secondi per fare l'ultimo gol. Non si riesce davvero, è incredibile questa cosa. Diamo una mano. 40 secondi per noi, devo uccidere. No, non prendeteci il pacco regalo. Non prendeteci il regalo. L'hanno preso. Loro a quello lo spara in avanti. Hanno vinto, raga, non ci credo. Non è vero, si è ballata Jesse. No, non è vero. Diciamo che, ecco, probabilmente neanche il bagno è il nostro posto migliore per vincere. Questi leggendari sono incredibili, portano una sfiga incredibile. Arrivo da 5 vittorie di fila in un video praticamente, con tutti i brawler che non erano leggendari. Ora ho messo questi e tornerò a 0 trofei. Dimentichiamoci di questa partita, va. Stavo registrando un video in questo esatto momento su Fortnite, infatti sono qui in mezzo alla tempesta. Solo che poi mi sono ricordato in realtà che oltre a giocare a Fortnite e registrare il video di Fortnite, devo continuare il mio video delle 24 ore su Brawl Stars. Quindi in questo momento devo aprire il Brawl Stars e devo fare anche questa sfida. Questa sfida è diventata un po' troppo estrema per i miei gusti, ho dovuto interrompere una sfida per farne un'altra di sfida. Bene Mattiz, sei proprio un grande. Comunque adesso io vado nella modalità invece sopravvivenza, stavolta ce la facciamo qui, e mi metto il mio terzo leggendario Spike con il livello 8. 3, 2, 1, andiamo. Sarà la volta buona per fare una vittoria, magari, che ne so, vittoria reale su Fortnite e vittoria su Brawl Stars nello stesso momento, sarebbe leggendario. Ci siamo, è il momento di scrivere la storia, ce la possiamo fare, io credo davvero in me, ce la posso fare. Magari sta petta si togliesse, vattene un po' via per favore. Oh, mi fai prendere la mia cassetta che mi spetta? Va bene, vuoi morire. Ed è morta. Oh, io te l'ho detto, lo elevati, te non mi hai creduto. E adesso mi becco anche la tua bellissima gemmina, ragazzi. Prima posizione qui, voglio la prima posizione qui. Intanto su Fortnite sono 40esimo e non sono ancora morto, Giusto così per dirvi. Attenzione a sta Bibi che c'ha 8 gemme, che è molto molto pericolosa per i miei gusti. Dobbiamo trovare qualcuno che abbia qualche gemmina in meno, ecco, non 8 che sono un pochino esagerate per me. Sono morto, sono vivo, sono morto. Quarta posizione però, che ci dà comunque 6 trofei. Non male, ma non mi accontento. Io me ne voglio fare un'altra, questa non mi basta. Anche perché no ragazzi, se vinco una partita su Fortnite in questo modo sono un grande. 37esimo posto, non è ancora arrivata la tempesta. Tanto, un'altra partita in solo, vai. Obiettivo top 3 questa volta, ve lo dico. Maxine, tu sei la mia amica. Tu potresti permettermi di prendere subito una gemmina gratis facendo una kill. Ehi, cosa volete da me? Cosa volete tutti quanti da me? Vai via, vai subito via da qui, prima che ti faccio fuori io. Ok, diciamo che non è stata molto 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 utile la nostra scelta di utilizzare la super, ma stavo per morire, quindi meglio così. Intanto una gemma me la vado a prendere. Potrei morire, potrei ufficialmente morire. E invece sopravvivo. Sì. Vai così. Sì che sono sopravvissuto, mamma mia. Vai via tu. Oh, ce l'hanno sempre almeno in due con me, è una cosa incredibile. Di nuovo top 4 come prima. Stavolta non mi fermo qui però, e ho una gemma in meno rispetto a prima. Sto davvero giocando alla grande, sì. Sti leggendari mi stanno deludendo sempre di più, E infatti sono arrivato di nuovo quarto, ma è possibile che io con sti leggendari non ci riesco più a giocare? Nel senso,
senso, quando utilizzo i nuovi mitici, uso Maxine, uso Eugenio, oppure il primo, i miei soliti brawler, gioco sempre alla grande. Sembra che, aggiungendo nuovi brawler, Brawl Stars depotenzi invece quelli leggendari. I nuovi brawler sono troppo forti, i leggendari restano sempre allo stesso livello. Intanto però noi 12 trofei in realtà ce li siamo fatti, di conseguenza penso di meritarmi anche di aprire una bella cassettina gratuita che ci dà un bonus, un ticket. A dopo. E se è vero che dobbiamo provare tutti gli orari per vincere queste partite su Brawl Stars, che le 24 ore continuino giocando a mezzanotte questa volta. Esatto, stiamo per andare a dormire, ma io prima voglio fare qualche partita e vedere che cosa riusciamo a combinare con i nostri leggendari. Ci metterò tutto me stesso, adesso vi faccio vedere la modalità che ho scelto, che è ricercati, e mi sono messo Leon, che è l'unico che da vicino uccide molto molto più facilmente, dato che in sta mappa uso sempre Bull, quindi dato che non posso usarlo, bene. Leon, sei la mia scelta. Sì, sì. Ci metterò tutto me stesso, ragazzi. Magari a mezzanotte i nemici sono assonnati e riusciamo a giocare meglio. Anche se sono assonnato anch'io, quindi non so proprio bene come dovrò fare. Però so solo che colpisco lui e lo uccido. Oh. Dynamike, non è il momento di rompere le scatole. Non siamo partiti male, eh? Non siamo partiti male. Brock adesso muore, poverino. Lo so, ma questa è la mia potenza. Aia, aia, diventiamo invisibile, scappiamo via da qui. Ok, ci siamo salvati. Bene. Ora però pronti all'attacco di nuovo di Dynamic. Ciao bello, mamma mia ragazzi che devasto. Il problema è che i miei alleati stanno morendo sempre. Infatti anche se li uccido tutti siamo sempre pari. Allora fammi colpire lui. Bene, fammi colpire anche lui. Molto male, 70 di vita, sono morto. Ci hanno superati. Dobbiamo fare qualcosa gioco, dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Non è possibile che ogni volta passo in svantaggio Brock muore. Brocchetto mio, ora sì che sono in vantaggio io. Massima concentrazione, non dobbiamo più morire. Già muoiono abbastanza i miei alleati, tranquilli. Allora ci mettiamo qui, aspettiamo l'arrivo. Vanno tutti verso destra però, anzi verso sinistra. Ma dai, nessuno viene da me. Ok, mi sono messo all'angoletto, è perfetto. Ora qualcuno verrà qui e io... Cucu. Eccolo. No, ai, aspetta, meglio di no. Dobbiamo stare molto attenti a sto Brock. Stiamo pareggiando, no. Vieni da me, ok? Vado. È vinta, è nostra. Woohoo! Ok, ce l'abbiamo fatta. 3, 2, 1, è andata. Let's go, ragazzi. Vittoria per noi, ma io non mi arrendo perché sapevo che la mezzanotte sarebbe stata l'ora d'oro per noi. Quindi, Ninna, mi dispiace se vuoi dormire, ma dammi un attimo perché devo fare un'altra partita. Ultima partita in sopravvivenza. Esatto, avete capito bene. Leon è stato così bravo a giocare ricercati che adesso voglio il primo posto nella sopravvivenza. Vediamo se ci riusciremo o vediamo se non ci riusciremo. Scopriamolo subito. Boom. Potrei dare un po' di fastidio a questa Bea. Però stiamo attenti che questa fa male quando attacca. Aspetta, mi rubo. Oh no, è il primo. Oh, l'ho ucciso il primo. Mamma mia, mi ha aiutato anche Dynamite, però l'ho ucciso. Va bene, vi lascio le gemme però perché lì ci sarei schiattato completamente. Siamo molto molto attenti adesso, che due gemme non sono tante. Molti potrebbero essere molto più in forma di noi. Ad esempio questo corvo. Allora, io qua proverei a diventare invisibile in realtà. No, vabbè, non ce n'è bisogno. Potevo uccidere corvo e invece uccido Bibi. Ok. No, invisibili. Vai via da me! Non ci credo, no! Quelle bombette io gliele faccio esplodere addosso a lui, non a me. Vabbè, comunque la quarta posizione ce la siamo presa e più 5 trofei per noi ci sono stati. Che dire ragazzi, io penso proprio che adesso sono soddisfatto dei miei leggendari e posso andarmene a nanna. Queste 24 ore con soltanto Spike, Leon e Corvo, purtroppo non ho ancora Sandy, sono passate. Fatemi sapere se volete altre challenge del genere e ricordatevi di commentare, condividere e seguirmi anche su Instagram. E un bel like, ciao! We'll be right back.